Con Edoardo Fajeta, il presidente della Proloco di Pianella, torna alla Festa della Birra, un appuntamento atteso da tanti anni che purtroppo è stata bloccata dalla pandemia come tutte le altre attività, però è tornata puntuale. Sì, dopo 2 anni di stop era dovuto tornare con la nostra Festa della Birra, che diciamo, è la nostra manifestazione principale che fa la nostra associazione ed è anche il cuore pulsante delle manifestazioni in quanto da linfa vitale alla nostra associazione e anche al paese. Ricordiamo dal 4 al 9 agosto tutte le sere che cosa si potrà trovare? Dal 4 al 9 agosto tutte le sere stand gastronomici con prodotti locali, taglieri, arrosticini di Pianella e birre di importazione tedesca e artigianali della regione Abruzzo. In più tutte le sere ci saranno concerti a partire dalle ore 22 delle cover band. Siamo con il presidente onorario della Proloco di Pianella, Roberto Sergiacomo, l'occasione anche per fare il punto sugli eventi che organizza la Proloco, non solo d'estate ma durante tutto l'anno. Certo, è importante ripartire con questo che è un nostro evento di punta, di cartello, che poi direttamente e indirettamente muove tante attività nel corso di tutto l'anno. Poniamo in essere ormai da tantissimi anni eventi culturali, premi, borse di studio, eventi tradizionali, folcloristici, manifestazioni come il Carnevale, lo Buongiorno, anche tanta attività a sfondo sociale. Abbiamo una sede che abbiamo recuperato con le nostre forze tanti anni fa e che è anche condivisa per tantissime iniziative, ma da qui era importante ripartire dopo questi 2 anni di pausa forzata e necessaria proprio per tirar fuori il meglio di quello che è la punta di diamante della nostra comunità, che è il volontariato, e mettere in campo le migliori sinergie dalle collaborazioni con le altre realtà associative, Croce Rossa, Protezione Civile, ovviamente il patrocinio e la collaborazione del Comune, delle forze dell'ordine e di tanti amici che sono tornati uno a uno a darci la mano, e questo non può che farci piacere.